andare avanti nella delineazione di questo importante capitolo di storia, soprattutto di storia della scienza. Noi abbiamo visto questo centro straordinario che è Firenze, che mantiene e alimenta la memoria di Galileo, e noi vediamo i frutti di questa memoria. Questi frutti vedono alcuni grandi protagonisti, in particolare il Granduca Ferdinando II, suo fratello il principe Leopoldo, il figlio di Ferdinando II, Cosimo III. Ma questo centro fiorentino, con la creazione della Accademia del Cimento dal 1657 al 1667, 10 anni dura l'Accademia del Cimento, è un polo di attrazione, anche per studiosi stranieri, e lì opera un personaggio che noi per ora abbiamo messo da una parte, ma che voi ricordate bene. Cioè, quale allievo di Galileo è presente accanto a lui fino alla fine? Vincenzo Viviani. E Vincenzo Viviani è un altro personaggio straordinario. Vincenzo Viviani riceve un incarico molto delicato, per noi molto interessante, da parte del principe Leopoldo. Galileo è stato condannato dalla Chiesa, è stato processato, il dialogo sui massimi sistemi è stato bruciato, al momento della sua morte, 1642, grandi tensioni, problemi per la sua sepoltura in Santa Croce, ma Galileo in qualche modo deve essere riabilitato, almeno riabilitato a Firenze. Quale incarico dà il cardinale Leopoldo a Vincenzo Viviani? Di scrivere una biografia di Galileo, una breve biografia, e Vincenzo Viviani scrive questa breve biografia e la indirizza in forma di lettera allo stesso principe Leopoldo. Questa biografia è una breve biografia che viene realizzata nel 1654, e sarà poi ristampata più volte. Questa che ho in mano è un'edizione ottocentesca di questa biografia di Galileo. E a chi è dedicata? Al serenissimo principe Leopoldo di Toscana, racconto storico della vita del signor Galileo. L'operazione che viene realizzata da Viviani è un'operazione molto interessante: la riabilitazione di Galileo. Riabilitazione nei confronti di chi? Della Chiesa. Naturalmente nei confronti della Chiesa. E come viene presentato da Viviani Galileo? Devotissimo, un uomo legato al cattolicesimo romano. In realtà Galileo era cattolico romano. Quindi l'operazione che viene condotta è un'operazione molto raffinata, soprattutto perché i medici cosa vogliono far trionfare? Far trionfare una immagine di un Galileo devoto, di un Galileo vicino alla Chiesa, che per ragioni puramente scientifiche sostiene una tesi
un'offesa al cattolicesimo romano, un'offesa al papà, ma semplicemente una realtà che è connessa a ipotesi matematiche, a teorie scientifiche. Dunque si ritorna a quello che era stato il primo processo a Galileo, 1616, quando Galileo aveva chiesto allo stesso inquisitore Bellarmino di specificare che come ipotesi matematica la centralità del Sole nell'universo era qualcosa di ammissibile. Quindi noi vediamo la riabilitazione di Galileo, perlomeno il tentativo di riabilitazione di Galileo, da parte di Vincenzo Viviani con l'avallo del principe Leopoldo dei Medici. Contemporaneamente noi vediamo a Firenze questo centro di studi, di ricerche, avere una fama sempre maggiore. E chi arriva? Vediamo arrivare un personaggio straordinario, uno dei medici che diventerà più celebre nel corso del Seicento, Marcello Malpighi. Marcello Malpighi, bolognese, viene a Firenze in questo momento e soprattutto riceve un incarico presso l'Università di Bologna e entra nell'Accademia del Cimento. Ricordavo ieri l'importanza del microscopio, questo microscopio che in Olanda viene perfezionato da Van Leeuwenhoek e che lo stesso Galileo aveva in parte delineato. Ebbene, il microscopio che noi abbiamo visto ieri con Cestoni, Bonomo, nella ricerca della scabbia, trionfa grazie a Malpighi. Malpighi è uno dei massimi studiosi che utilizza il microscopio per le sue osservazioni. E Malpighi è celeberrimo proprio per aver studiato ciò che noi abbiamo visto Redi ha valorizzato. Redi, nello studio del veleno della vipera, era arrivato alla conclusione che il veleno era pericoloso solo in un caso, quando entrava a contatto con il sangue. Perché Harvey, il medico inglese William Harvey, aveva dimostrato la circolazione del sangue. E quindi il veleno della vipera entrava in circolo. Ma questo sangue come circolava? Questo era un altro problema. Come circolava il sangue? Chi realizzò la prima distinzione relativa alla circolazione del sangue? Sangue arterioso che dal sangue arriva nella periferia, arriva ai polmoni e poi viene distribuito. Sangue venoso che dalla periferia ritorna al cuore. Ecco una realtà straordinaria. Vene, arterie. Ma chi fa questa straordinaria distinzione? Chi fa la distinzione tra vene e arterie? Marcello Malpighi. Quindi Marcello Malpighi è uno dei massimi studiosi in questo momento che attraverso la riprova, la verifica scientifica, il metodo galileiano, porta avanti quello che già era stato in parte delineato, lo perfeziona. Ma Malpighi, attraverso i suoi studi, attraverso l'esame microscopico, vede altri aspetti fondamentali della circolazione.
circolazione, vede i capillari, per esempio. Quindi la figura di Malpighi è una figura essenziale in questo momento. E Malpighi è il massimo assertore di una nuova corrente di studi medici. Qual era la vecchia tradizione, quella contro la quale si era battuto anche Re? La concezione che metteva i quattro umori, sangue, flemma, bile, bile nera, al centro della realtà. Un medico doveva quindi vedere prima di tutto il carattere essenziale del soggetto. Voi ricorderete che questi quattro elementi sono ancora oggi presenti fra noi. Il sangue rappresenta l'atteggiamento più focoso, più reattivo, una persona sanguigna che quindi sa reagire. Il flemma, l'atteggiamento diplomatico, di coinvolgimento parziale, si dice ancora oggi un diplomatico deve avere questa virtù di non irritarsi, ecco il flemmatico per eccellenza. La bile, l'atteggiamento di chi vede tutti i nemici, chi ha un atteggiamento ostile, chi si rode dentro. La bile nera, anch'essa ben conosciuta, la bile nera era espressa nel termine greco, bile si dice cole, si riteneva il colera provocato dalla bile, vedete questo termine come è specifico, e nero si dice melan in greco. Quindi la bile nera, melancole, la melanconia, la malinconia, chi vede il mondo che sempre gli precipita addosso, chi è pessimista. Dunque l'antica medicina galenica era fondata su elementi che noi ancora oggi possiamo considerare di carattere psicologico, elementi caratteriali, tendenze dell'animo sostanzialmente. Questa antica concezione poneva dunque il soggetto all'interno di influenze che erano soprattutto influenze esterne all'uomo, influenza degli astri, influenza dello zodiaco. Quante volte leggendo il nostro oroscopo noi vediamo ancora oggi che ci sono congiunzioni positive, negative, influssi che favoriranno una cosa positiva o negativa. Tutto questo viene sconfessato da una nuova visione medica di cui Malpighi sarà il grande protagonista, e questa concezione ha un nome, ancora una volta in parte di origine greca, la iatromeccanica. La iatromeccanica. E cos'è la iatromeccanica? Il termine iatros in greco vuol dire medico, il termine è rimasto ancora oggi. Quando uno ha bisogno di un medico che curi la mente, da chi va? Da uno psichiatra. Vedete, psiche e la mente, iatros è il medico della mente sostanzialmente. Più difficile è il medico specialista in orecchi, naso e gola. Anche questo è un termine greco perfetto. Otorino laringoiatra. L'otorino laringoiatra è uno specialista in orecchi, naso e gola. Us otos sono gli orecchi, rin rinos. E il naso, vedete, larynx, laringe, la gola. Ancora oggi quindi si usano questi termini, anche
anche se sono dei termini più rari, più peregrini. Perché iatromeccanica? Perché è una medicina in cui il medico vede meccanicamente il funzionamento degli organi. Quindi una medicina che esclude gli umori, che esclude l'influenza degli astri, ma che si fonda su che cosa? Sugli organi. Il corpo umano è una macchina. Ecco la iatromeccanica, vedete? Il corpo umano è una macchina e questa macchina funziona con pezzi che hanno una loro funzione autonoma, ma che sono collegati fra loro per determinare un funzionamento generale. Tutto questo per noi è un dato molto semplice, molto evidente. Noi siamo abituati ormai al funzionamento di macchine dove ogni pezzo ha la sua funzione ma collabora a quello che è il funzionamento generale. Ma nel 600 parlare di questo appariva un'eresia, tant'è vero che il povero Malpighi incontrò delle difficoltà inenarrabili, anche perché ora l'atteggiamento dei professori universitari può essere un atteggiamento ostile. Ancora oggi tesi, argomentazioni possono suscitare reazioni violente, scritti polemici, ma un tempo le differenze e posizioni potevano causare reazioni incredibili, reazioni fisiche. Il povero Malpighi ebbe la casa devastata da un collega con i suoi studenti perché doveva distruggere una teoria che a suo parere era una teoria sbagliata. Quindi Malpighi incontrò molte difficoltà, per questo andò via anche da Bologna, preferì venire a Firenze dove c'era un clima che sosteneva queste idee, un clima, vedete, galileiano sostanzialmente. Quindi si comincia a parlare degli organi che hanno una loro vita e che la loro funzione è connessa, interconnessa al funzionamento generale del corpo. Se un organo però si ammala, crea difficoltà nel funzionamento generale. E cosa si deve fare? Si deve curare quell'organo. Quindi va individuato l'organo malato con le sue caratteristiche. Ecco lo studio anatomico, ecco il microscopio come elemento fondamentale per conoscere meglio questi aspetti. Ma Firenze è veramente un centro di straordinaria cultura in questo momento. E nel 1666, attratto dalla fama di Firenze, viene qui un celebre studioso di anatomia danese, di Copenaghen. Questo celebre studioso di anatomia si chiama Niels Stensen. Niels Stensen. E lui nel 1666 viene a Firenze, attratto dalla fama che circonda la dinastia Medici, la fama legata a Galileo, la fama legata alla Accademia dei Cimenti. E Niels Stensen ha però una caratteristica molto particolare. È danese e quindi di che religione è? È un luterano, è un protestante, però è un grande studioso. È un grande studioso, allievo di uno dei più celebri studiosi di anatomia del 600, che si chiama
Bartolin, allievo di Bartolin. Bartolin è uno dei grandi anatomisti. Ancora oggi il nome di Bartolin è collegato a una parte significativa del corpo femminile. Le ghiandole che favoriscono la lubrificazione della vagina, come si chiamano? Ghiandole del Bartolini. Ma Bartolini è il Bartolin che insegnava a Copenaghen. È lui che ha individuato e descritto la funzione di queste ghiandole. E Niels Stensen è un grande studioso di anatomia. E lui cosa studia? Studia in particolare le ghiandole parotidi. Studia le ghiandole parotidi e individua un condotto. E ancora oggi noi ricordiamo, studiando anatomia, Niels Stensen. Ma Niels Stensen veniva pronunciato male, bisognava italianizzarlo in qualche modo. E allora come veniva chiamato, soprattutto qui in Italia, qui a Firenze? Niccolò, Niels Niccolò. E Stensen, Stenone, Niccolò Stenone. E quindi il dotto delle ghiandole parotidi, come si chiama ancora oggi in anatomia? Dotto di Stenone. Quindi un personaggio incredibile, ma Stensen, luterano, rimane colpito dalla spiritualità, dalla devozione che respira qui a Firenze e matura la conversione. Questo è uno degli eventi più incredibili che dette al cattolicesimo romano un'arma in più. Dunque uno studioso luterano si converte al cattolicesimo romano. E Niels Stensen si convertì al cattolicesimo romano. Ma non solo si convertì al cattolicesimo romano, tale fu il suo desiderio di conoscere in tutti gli aspetti la tradizione cattolico-romana che iniziò studi con un metodo incredibile di teologia e a questo punto maturò la decisione più clamorosa di divenire sacerdote. Quindi noi vediamo un sacerdote che ha un passato non solo di uomo di scienza, di grande uomo di scienza, ma anche luterano. Gli interessi di Niels Stensen qui a Firenze spaziano nei campi più vari. E Niels Stensen di cosa si occupa molto qui? Si occupa dello studio delle pietre, dello studio dei minerali, perché oltre a essere un grande studioso di anatomia, è un grande studioso di scienze naturali. E qui a Firenze, nel 1669, vedete gli anni sono molto vicini, pubblica un libro che avrà un peso scientifico enorme, De Solido, De Solido, di Niels Stensen. Questo testo naturalmente è scritto in latino, ma questo testo dedicato a ciò che è solido, cosa racchiude? È un testo dedicato alle pietre e soprattutto a ciò che è contenuto dentro le pietre. E cosa è contenuto dentro le pietre che affascina enormemente Niels Stensen? Minerali e fossili. Minerali e fossili. Sarà Niels Stensen un appassionato studioso e scopritore di resti fossili.
fossili dentro le pietre, dentro le pietre. Quindi Niels Stensen è considerato il fondatore, grazie a questo testo del 1669, pubblicato a Firenze e dedicato a Ferdinando II dei Medici, ancora una volta, vedete il nome di Ferdinando II come è importante, Galileo dedica a lui il dialogo sopra i massimi sistemi, Niels Stensen il Desolido, e il Desolido è alla base di quale disciplina? E voi l'avete già compreso, la geologia. Il Desolido di Niels Stensen è il primo trattato di geologia, lo studio delle pietre, lo studio della composizione delle pietre, lo studio dei fossili. Per Ferdinando II un omaggio straordinario, ancora una volta, perché il nome di Ferdinando II è un nome sempre più strettamente collegato alla scienza, al progresso della scienza. Ma Niels Stensen, benché legato al cattolicesimo romano, benché sacerdote, prosegue le sue ricerche di stampo galileiano, cioè con verifiche oggettive, con lo studio metodico attento. E Niels Stensen, studiando pietre, cristalli, giunge a un altro primato. Ma i cristalli come crescono? I cristalli come si sviluppano? Niels Stensen, attraverso studi, verifiche, riprove, arriva a formulare la legge di accrescimento dei cristalli. E come si chiama ancora oggi questa legge di accrescimento dei cristalli? Legge di Stenone. Quindi vedete che questo sacerdote ormai è incredibile. Incredibile per i suoi studi, per le sue ricerche, e questo libro Desolido del 1669 apre la porta a tanti studi, a tante ricerche di natura geologica. Ma Niels Stensen non si ferma lì, la gerarchia ecclesiastica è entusiasta. Un luterano convertito, divenuto sacerdote. La carriera di Niels Stensen prosegue, vescovo. Noi troviamo Niels Stensen vescovo in Germania. Niels Stensen eserciterà il proprio impegno pastorale in Germania, si ritirerà poi per meditare ulteriormente, morrà in Germania, ma il mondo medicale era così legato a quest'uomo che Cosimo III, Granduca, al momento della morte di Niels Stensen, farà di tutto per riportare Niels Stensen, Niccolò Stenone, a Firenze. Viene riportato a Firenze e dove viene sepolto? A San Lorenzo. A San Lorenzo verrà poi riesumato, esposto in chiesa, dove ancora oggi voi trovate Niccolò Stenone. Ma Niccolò Stenone non cessa di meravigliare, perché a lui, medico, anatomista, geologo, vengono attribuiti dei singolari poteri. È praticamente il protettore di chi? Non degli scienziati, ma degli innamorati. E se noi andiamo a vedere la tomba di Niccolò Stenone oggi in San Lorenzo, la troviamo spesso coperta di tanti biglietti,
sono innamorati che chiedono l'aiuto di Niccolò Stenone, hanno ritirato la questione, oppure altri che pensano di rivolgersi a Niccolò Stenone come mediatore per tante cose che vanno male. Quindi la figura di questo scienziato è incredibilmente viva, verde, ma non si ferma qui. Giovanni Paolo II lo ha beatificato. Quindi noi abbiamo oggi il beato Niccolò Stenone. Vedete dunque questa Firenze del Seicento è impressionante per questi aspetti. Ma noi non dobbiamo dimenticare l'altro grande protagonista, Vincenzo Viviani, con la sua vita di Galileo ha fatto un'operazione suggerita naturalmente da Leopoldo, dal principe Leopoldo, e noi sappiamo che il principe Leopoldo è estremamente sensibile alla rivalutazione completa. Ma c'è un altro personaggio, un personaggio molto interessante che noi abbiamo già visto, incontrato, Luigi XIV. Luigi XIV, la cui cugina nel 1661 sposa il principe Cosimo III dei Medici, cioè praticamente il figlio di Ferdinando II, con esiti non molto felici. Questo matrimonio è un dato importante. Ma Luigi XIV, a breve distanza dal suo potere assoluto, proprio che coincide con il 1661, quale appellativo riceve? Un appellativo che lo caratterizza ancora oggi. Come si chiama tradizionalmente Luigi XIV? Il Re Sole. Il Re Sole. Il Sole era un astro che dava vita, dava calore, certo, ma se fosse stato non un pianeta, ma il centro dell'universo, Luigi XIV come appariva? Come il centro dell'universo? E Luigi XIV a cosa si interessò? Moltissimo alla rivalutazione di Galileo Galilei, perché se avesse trionfato la tesi copernicana legata alla centralità del Sole, che aveva trionfato nel mondo protestante, l'immagine di Luigi XIV sarebbe stata politicamente dirompente. Cioè non l'astro che dà luce e calore, ma il centro dell'universo. Per Luigi XIV, che non era persona modesta, questo era l'obiettivo da raggiungere. Dunque, a chi si interessò moltissimo Luigi XIV, secondo voi, a chi aveva sostenuto la riabilitazione di Galileo? E chi è? Vincenzo Viviani. Dunque Luigi XIV, per favorire gli studi di Vincenzo Viviani, che era uno studioso e non aveva enormi possibilità economiche, fece quello che noi tutti vorremmo. Dette a Vincenzo Viviani una pensione lautissima a vita perché si dedicasse agli studi galileiani e riabilitasse Galileo. Luigi XIV. Quindi Vincenzo Viviani, che faceva una vita da benestante ma non eccessivamente lauta, divenne ricco e cominciò a pensare al modo
in cui rivalutare realmente Galileo. Un modo pubblico di rivalutazione di Galileo, perché Galileo fisicamente dov'era? Era chiuso in uno stanzino, Santa Croce, dove nessuno poteva vederlo perché era stato sepolto con un compromesso in modo che fosse sì in Santa Croce, ma non a pubblico. Il re Sole garantì a Viviani una rendita cospicua. E Viviani come impiegò questa rendita? Comprò varie case in via Sant'Antonino. Se voi passate da via Sant'Antonino, cioè quella strada che da Piazza dell'Unità va al mercato di San Lorenzo, voi incontrate il palazzo di Vincenzo Viviani. Vincenzo Viviani comprò in via Sant'Antonino varie case, una accanto all'altra, case modeste, ma incaricò un architetto, l'architetto Nelli, di fare, come molti facevano, una facciata e riunire queste case fino a determinare un palazzo. Un palazzo non di grandi dimensioni, ma un palazzo. La casa di Vincenzo Viviani. Nelli compì il capolavoro. Con una facciata riunì queste case, le articolò in modo da creare un palazzo e Vincenzo Viviani con il palazzo compì l'operazione che gli era stata affidata. Quale operazione? Far uscire Galileo dallo stanzino. Galileo era sempre nello stanzino, certamente era nello stanzino, ma si poteva far uscire in un modo straordinario. Incaricò Viviani uno degli scultori di corte, Foggini, e Foggini, che era un bravissimo scultore, ebbe l'incarico di realizzare un busto di bronzo di Galileo Galilei, da collocare dove? Sopra la porta del palazzo di Vincenzo Viviani. Poi Viviani fece realizzare tre lapidi, due di enorme dimensione, ai lati della porta, una più piccola al di sopra della porta d'ingresso, dietro il busto di Galileo Galilei. Per cui questo palazzo si trasformò completamente. Voi immaginate, se non lo avete presente, ma io vi invito a passare da via Sant'Antonino e a vedere questo palazzo, una porta d'ingresso, una facciata caratterizzata da tre enormi lapidi e dal busto di Galileo. E su queste lapidi cosa c'era? L'elogio di Galileo Galilei. Ma non bastava. E sopra la porta d'ingresso, dietro il busto di Galileo Galilei, questa terza lapide cosa conteneva? L'elogio di chi aveva permesso il giorno. E chi era? Luigi XIV. Quindi, cosa compare? Il nome in latino, Lodovicus Magnus, Luigi il Grande. E chi è Luigi XIV? Che ha pagato con la pensione tutto quel lavoro. Quindi, Viviani celebra Luigi XIV, il nuovo sole
della politica che splende, e celebra Galileo Galilei, che è stato il primo a dichiarare in modo esplicito che il Sole è il centro dell'universo. Per Luigi XIV, un trionfo proprio perché Viviani ha operato quello che lui realmente desiderava. La Chiesa non ammetteva la teoria eliocentrica ancora, ma per Luigi XIV era un passo verso la dichiarazione che il Sole poteva essere il centro dell'universo, e quindi per lui una affermazione di gloria e di potenza. Per questo Viviani fu chiamato da Luigi XIV come membro dell'Accademia delle Scienze di Parigi. Quindi la fama di Viviani diventa una fama non italiana, ma diventa una fama europea, proprio perché il mondo galileiano, tramite Viviani e tramite Luigi XIV, si radica in Francia. E noi vediamo ormai in questo periodo lontano sia la Francia che l'Inghilterra, sia i Paesi Bassi, come centri straordinari delle nuove speculazioni scientifiche. Ma abbiamo visto anche un altro paese, un paese che viene spesso trascurato, piccolo, ma che è vivacissimo intellettualmente, è gli Spencer di Dover, era danese. La Danimarca è un'altra realtà molto importante in questo periodo. La Francia, l'Inghilterra, ecco paesi estremamente vivaci, e noi troviamo sempre in questo Seicento un'opera molto interessante di stampo galileiano. In Inghilterra ne è autore un medico che si chiama Thomas Brown. Thomas Brown. E Thomas Brown affronta un tema cruciale, un tema cruciale. Ma Galileo cosa ha voluto chiarire? Ha voluto chiarire attraverso la riprova sperimentale, attraverso il metodo scientifico, che molte cose erano sbagliate. E questo medico, Thomas Brown, scrive un'opera, che poi sarà tradotta anche in italiano, con un titolo molto interessante: Saggio sopra gli errori popolareschi, ovvero esame di molte opinioni ricevute come vere che sono false e dubbiose. Dunque un'opera per sfatare gli errori, per sfatare gli errori popolari. Alcuni di questi errori che sono indicati da Brown sono molto divertenti. Dell'elefante. Naturalmente fra gli errori ci sono anche animali. Dell'elefante. Daremo principio per l'elefante che si crede non aver giunture. Dunque l'elefante è tutto d'un pezzo. Non è sbobato, voi immaginate una dichiarazione dell'elefante e tutto un pezzo. Per questa ragione è costretto a dormire in piedi, appoggiato ad un albero. Tante volte vedevano che questi elefanti dormivano appoggiati ad un albero e avevano dedotto che l'elefante non aveva le punture che doveva appoggiare. Dal che viene che i cacciatori segano l'albero, allora l'animale cade e non può più alzarsi. Giustamente, oggi si ride, veramente. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto che l'animale, l'elefante, non ha giunture, casca e non si può rizzare?
Aristotele ha dichiarato: questa espressione è stata copiata da Diodoro Siculo, da Strabone, da Sant'Ambrogio. Dunque ha avuto grande fortuna. Naturalmente Brown dice che è un'opinione falsa. Prendiamo un altro animale più peregrino, del camaleonte. Dicesi comunemente che il camaleonte non vive se non d'aria, cioè il camaleonte non mangia mai. Plinio, Solino, Ovidio e molti altri sono di questa opinione, persino Plinio, nella Naturalis Historia, nella storia naturale, dice che il camaleonte non mangia, vive d'aria. Che il fatto era dubbiosissimo, era evidente. Aristotele, parlando di codesto animale, non ha fatta menzione di proprietà tanto meravigliosa perché la conosceva falsa o perlomeno sospetta. Aristotele in questo caso è stato più prudente nei confronti del camaleone. Autori come Sant'Agostino hanno dichiarato che questa opinione non era vera, ma lo Scaligero ha visto che il camaleonte rapiva una mosca con la sua lingua. Allora questa opinione, attraverso osservazioni più dirette, è falsa. Camaleonte ha una lingua ficciosa, rapidissima, e con questa lingua riesce a prendere le mosche. Dunque non ci dobbiamo fidare di ciò che è stato espresso nel passato, ma si deve verificare, si deve vedere. E come si fa a verificare e vedere? Basta aprire un camaleonte. Lo dice, bravo. Si ritrova nel camaleonte lo stomaco, degli intestini. Ora tutto ciò sarebbe inutile se l'aria dovesse bastargli per la sua sussistenza. Quindi, per quale motivo va lo stomaco e l'intestino se non mangia? È segno che mangia. Ecco, vedete, in modo molto empirico, ci sono degli esempi talvolta divertenti, curiosi, ma tutto questo è estremamente interessante. Inghilterra, ma dove noi troviamo una grande vivacità intellettuale? Dove troviamo il desiderio di incrementare la scienza, il metodo galileiano? Alla corte di chi vede nel sole il simbolo non solo del suo potere, ma una realtà scientifica, cioè Luigi XIV. Luigi XIV incoraggia studi e ricerche di carattere scientifico. E quale disciplina si afferma ora in Francia? Si afferma una disciplina molto importante. Noi vediamo sostanzialmente che le sperimentazioni, soprattutto legate alla farmacia, non possono più essere condotte soltanto sulla base delle radici, delle foglie, delle piante, secondo quello che era l'antico metodo galenico, ma queste sperimentazioni devono includere altre sostanze, includono i metalli, includono preparazioni più complesse che prevedono distillazioni, che prevedono preparati che hanno una origine non solo vegetale ma animale, minerale. E quindi quale disciplina emerge sempre di più in questo senso? La chimica. La chimica che attuerà una grande rivoluzione.
tipici più importanti, viene pubblicato in Francia in questo 600, viene pubblicato sotto il Re Sole, sotto Luigi XIV, e questo testo è di uno dei maggiori chimici del 600 francese. E come si chiama? Si chiama Nicolas Lemery. Lemery è uno dei grandi chimici del 600. E Lemery, con la protezione sostanzialmente di Luigi XIV, riesce a elaborare il suo importantissimo trattato di chimica, che sarà poi tradotto anche in italiano. Questa è la versione italiana. Corso di chimica del signor Niccolò Lemery, che insegna il modo di fare le operazioni che sono usuali nella medicina con metodo facilissimo, e che naturalmente tutto si fonda sulla sperimentazione. E questa sperimentazione ha però bisogno di che cosa? Ha bisogno di strumenti. Quindi noi cominciamo a vedere la spiegazione degli strumenti, l'immagine degli strumenti, in modo da poter comprendere tutte le operazioni da fare. Ecco, strumenti per esempio per la distillazione. E vedete ancora strumenti che vengono presentati in modo da compiere tutte le operazioni. Questo testo è un testo didattico, si spiega come funzionano i vari strumenti e come si ricavano i prodotti. Prendiamo a caso: distillazione di una pianta non odorosa, com'è il cardo e il suo sale essenziale. Si prende un cardo, si realizza una distillazione dal cardo e se ne ricava il sale essenziale, cioè in modo da produrre un medicamento estratto dalla pianta che si ritiene una pianta medicamentosa. Questo è un testo pratico che ogni speziale dovrebbe avere, perché attraverso questo strumento tutto appariva facile. E naturalmente in fondo ecco un pratico prontuario con i malanni più comuni, spesso malanni che la tradizione popolare presentava come particolarmente gravi, oppure realtà che potevano creare grande tensione, paura. Prendiamo un'altra ricetta: per far venire i mestrui alle donne. Una donna non ha le mestruazioni, può avere un'interruzione o peggio un pericolo di gravidanza. Si vuole la gravidanza, non la si vuole? Ecco il rimedio. Dice, croco di Marte, tintura d'antimonio, estratto di Marte, cioè dei prodotti di natura ferrosa, spirito di trementina, sale di vipera, corno di cervo. Che venisse a mestruazione resta molto dubbioso, però vedete come venivano presentati. Contro le palpitazioni, artemisia, sale, solfo, olio di testa umana. Sono anche questi prodotti incredibili che venivano per facilitare il parto: acqua di testa di cervo, assenzio, acqua di fiore d'arancio, corno di cervo, acqua
di cannella, eccetera, eccetera. Ecco, vedete, ancora molte di queste ricette sono colme delle vecchie tradizioni, ma comincia una realtà nuova, la distillazione, per esempio, è molto importante. Io vi ho citato casi che riguardano il mondo femminile, perché il mondo femminile era una realtà molto importante, ma noi abbiamo visto ieri un teologo, Andrea Mendo, che dice che le donne non sono tenute a mostrarsi nude né tantomeno a farsi toccare da un medico o da un chirurgo. Dunque questi medici come potevano conoscere il corpo femminile se non attraverso un contatto privato in un certo senso? No. Tutto questo viene gradualmente affrontato proprio dalla scienza e noi troviamo proprio nella Francia del Re Sole un celebre medico, un grande anatomista che si dedica a che cosa? Allo studio del corpo femminile. Questo corpo femminile va conosciuto, va studiato, anche perché al corpo femminile cosa è legato? Per natura. Il problema della nascita, la riproduzione del genere umano è legata al corpo femminile, quindi il corpo femminile ha un'importanza straordinaria. Ma come si può fare a conoscere il corpo femminile se la stessa Chiesa impedisce, a meno che uno proprio non voglia, la conoscenza del corpo femminile? Almeno questo corpo femminile deve essere visto riprodotto in immagine. E chi è questo bravissimo medico che si dedica alle malattie delle donne? Si chiama François Morisot, e nella Francia di Luigi XIV, esattamente nel 1668, vedete, siamo grosso modo sempre attorno a questi anni, pubblica le sue opere medico-chirurgiche e in particolare il suo trattato delle donne grafiche. E questo trattato segna veramente l'inizio di una nuova età, perché questo trattato, da cosa è caratterizzato? Ma queste donne come sono fatte? Guardiamo. Cioè, non si possono vedere materialmente perché alcune sono contrarie a tutto questo, ma almeno nella immagine si possono vedere. E com'è l'interno di una donna? Qui cominciamo a vedere l'interno di una donna e l'itinerario prosegue, ecco come appare l'utero. Vedete? Naturalmente sono delle immagini del passato. Tutto questo è estremamente interessante. E come appare la vagina? Ecco la vagina. Cioè finalmente si mostra la realtà. Voi capite bene che questo è il vero progresso. Cioè la realtà concreta diventa difficile, se ne fa un'incisione, se ne fa un'opera dove le immagini sono delle immagini ricostruite. E naturalmente cosa si giunge a spiegare? La posizione del bambino. La posizione del bambino che deve nascere, come è il parto naturale. Quindi noi cominciamo a vedere dei bambini che presentano delle difficoltà, che non sono messi nel modo migliore, perché qual è il modo migliore? Ecco il modo migliore, il bambino deve uscire attraverso la testa.
uscire dal bambino. E se il bambino invece si presenta in modo diverso, ecco come può presentarsi un bambino: può presentarsi un bambino di schiena, può presentarsi con le gambe, con le braccia. Allora come fa? Non esce, esce male. Se esce rimane soffocato, può avere dei problemi successivi. Vedete, ma tutto questo è impressionante, cioè come lo studio, la ricerca diventa qualcosa di concreto. Ecco il metodo scientifico, ecco la realtà applicata, la realtà applicata che deve avere la sua connotazione. Ecco dei casi difficilissimi, bambini che si presentano di pancia, di schiena. E come si deve fare in questi casi? Morisot non esita, bisogna rigirare il bambino, rigirare il bambino. E come si fa a rigirare il bambino? Si pulivano il braccio, entravano nella vagina e rigiravano il bambino. Una operazione, come voi potete capire, non di poco conto. Riuscivano a rigirare il bambino, che poteva uscire di testa, ma molto spesso qual era l'errore che si compiva? Non si disinfettava la mano, non si disinfettava il braccio, e quindi nella gran parte dei casi la donna riusciva a partorire anche un figlio vivo, ma a breve distanza insorgeva in questa donna una febbre, la celebre febbre puerperale. Voi sapete che quando una donna ha partorito, il periodo immediatamente successivo al parto si chiama puerperio, e la febbre puerperale è una gravissima infezione, una setticemia, perché la mano che entrava nell'interno cosa procurava? L'introduzione di germi che avevano poi questa manifestazione terribile, febbre sempre più alta, la morte. E la febbre puerperale ha avuto vittime fino sostanzialmente quasi alla fine dell'Ottocento, quando matura la coscienza dell'antisepsi, la disinfezione totale. Ma tutto questo è stato difficile, un cammino lungo, e la febbre puerperale era una terribile forma patologica che era comune a persone di basso livello e di altissimo livello. Pensate che muore di febbre puerperale la madre di Francesco II delle Due Sicilie, l'ultimo borbone che comincia a regnare nel 1859, nasce da Maria Cristina di Savoia, moglie del re di Napoli, Ferdinando II. È un parto difficile, intervengono i medici, girano il bambino nasce, ma la regina di Napoli muore di febbre puerperale. Quindi voi vedete che è un caso impressionante, il livello più elevato, una regina. Quindi questi testi ci fanno capire molte cose e ci fanno anche capire il ruolo di queste grandi personalità. In Toscana, Ferdinando II, suo fratello il principe Leopoldo, Cosimo III, il giovane Cosimo III che incoraggia incredibilmente Stenzel, per esempio, e in Francia Luigi XIV. Luigi XIV è indubbiamente il sovrano che spiana le porte, voi l'avete già compreso, all'illuminismo. Proprio attraverso questa politica della scienza, attraverso
attraverso questo desiderio di far comprendere il mondo della scienza, attraverso il suo sostegno anche a Vincenzo Viviani. Quindi quando noi passiamo spesso distrattamente da via Sant'Antonino per andare alla stazione, basta alzare gli occhi su questo palazzo che i fiorentini, sempre ironici, hanno battezzato il Palazzo dei Cartelloni, che ci sono questi cartelloni, e vedere Galileo del Foggini, e vedere queste incredibili lapidi che fortunatamente per noi esistono ancora oggi. Anche perché Viviani non volle spendere troppo. Fare delle lapidi di quel genere di marmo scolpite costava moltissimo. Allora che lapidi ha fatto fare Vincenzo Viviani? Sono delle lapidi in muratura. Sono delle lapidi in muratura, sono delle lapidi di calce, praticamente, e le iscrizioni, le epigrafi, sono scritte a vernice, quindi sono particolarmente fragili, perché non è una lapide scolpita dove le lettere sono nel marmo. No, è come se io su questa parete scrivessi, sia pure molto bene, con un pennello e della vernice scura delle frasi. Fortunatamente queste scritte, via via restaurate, sono arrivate fino a noi. Ancora oggi voi le potete leggere, questo elogio incredibile di Galileo. Quindi in questo mondo della scienza, vedete, qui a Firenze in questi anni trionfa con queste grandi personalità: Malpighi, Viviani, Stenzen, ecco alcuni nuovi grandi protagonisti. La prossima volta vedremo altri aspetti di questo periodo così interessante. Allora,